Partito il progetto Intercultura Scambio di Classi all'Istituto Comprensivo D'Azeglio De Nittis di Barletta. Fino al prossimo 22 marzo 15 alunni serbi di Novi Becei, accompagnati da due loro docenti, soggiorneranno a Barletta, ospiti di altrettante famiglie di studenti della media De Nittis. Ospitare 15 ragazzi, avere questo progetto di intercultura non poteva non passare da un impegno personale, quindi abbiamo con grande piacere ospitato questi due docenti. Non è facile parlare inglese, io non lo mastico tantissimo, però l'idea di impegnarsi, di cercare e di trovare la maniera per intendersi è il segno di come nella vita, anziché costruire barriere, siamo chiamati a costruire ponti, ad aprire le braccia, ad accogliere. Vedere questi ragazzi così allegri, così contenti, che immediatamente hanno fatto amicizia con ragazzi che non hanno mai conosciuto, è una cosa che ci fa sentire più responsabili. Grande festa per la cerimonia ufficiale di benvenuto alla delegazione serba, che nei prossimi giorni ammirerà le principali bellezze storiche, artistiche e architettoniche cittadine: Castello, Pinacoteca De Nittis, ossario monumentale in onore dei partigiani slavi. Nel programma previste anche le visite in alcune aziende vinicole, caseifici, pastifici, laboratori di pasticceria. Nell'itinerario turistico figurano inoltre la Cattedrale di Trani, Castel del Monte, Alberobello e Polignano. Dal 1 all'8 maggio saranno invece 15 studenti del plesso De Nittis, insieme ai loro docenti, a recarsi in Serbia, a Novi Becei. Educare i giovani e le nuove generazioni al mondo della società della conoscenza e della globalizzazione. Oggi si realizza un progetto che noi abbiamo caldeggiato da 2 anni. Dall'anno scorso abbiamo, con l'Associazione Intercultura, abbiamo intrapreso un percorso di scambio di classi con alunni di altre nazioni. A maggio ci sarà invece l'accoglienza lì. A maggio sì, saremo noi, perché le stesse famiglie che in questo momento stanno accogliendo questi giovani poi manderanno i loro figli, le loro figlie le manderanno in Serbia, e quindi avranno modo di conoscere questa terra a cui ci legano anche vicende storiche. Insomma, non a caso noi nel nostro cimitero abbiamo un monumento proprio ai caduti della ex Jugoslavia.